Andiamo a preparare tre piatti. Il primo è una crema di piselli, un bignè al nero e delle capesante. Quindi una crema e crostacei molto fresca per l'estate. Raccogliamo questi piselli, compriamo questi piselli adesso che è il momento bello. Come li prendiamo? Li prendiamo in questo modo. Non avete paura per aglio, cipolle, tutte queste cose, perché danno la rotondità a un piatto finale. A questo punto aggiungiamo i piselli e poi li anneghiamo nell'acqua minerale a freddo e li abbassiamo la temperatura. L'acqua minerale abbiamo fatto bollire, si tratta di frullare e abbiamo fatto una crema. Molto semplice, no? Allora, le capesante tanto le abbiamo già pulite qua, ma arrivano nei nostri supermercati in questo modo. Vanno aperte, va tolto il corallo, che non è una cosa che non si mangia, ma sul piatto preferisco vedere una capesante allo stato puro. Non mettiamo olio in questo caso e passiamo in cottura. E dovremmo essere in grado di riuscire a fare una crosticina sia da una parte che dall'altra. Bignè salato al gusto di crostaceo, una cosa. Li laviamo, li mettiamo in una casseruola ma anche in un vaso, aggiungiamo olio d'oliva per andare ad annegarli proprio, quindi così. Potrebbe essere un vaso, eh? Io li ho già pronti, il risultato è questo, ma per farvi vedere abbiamo bisogno di un paio d'ore, quindi vi faccio vedere in questo modo. Mettiamo un pizzico di sale, andiamo ad aggiungere aglio, e l'aglio non c'è bisogno di tante cose, basta schiacciarlo e lo aggiungiamo dentro, del timo, dell'alloro, peperoncino. Ok, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un prodotto di stagione, gli abbiamo messo degli aromi, chiudiamo il vaso e lo mettiamo nel forno. Se è un forno a vapore meglio ancora, ma anche a secco. L'importante è che non superiamo la gradazione di 60-65 gradi. E lo lasciamo dentro, non c'è un tempo. Se lo vogliamo più morbido, per il tempo giusto sarebbe un paio d'ore dei piselli. Ecco, poi l'aspetto estetico è anche importante. E che cosa dobbiamo pensare? Di renderlo elegante, no? Di renderlo bello.